Professoressa Girdineo, qual è il ruolo dell'Università all'interno del progetto Genova Smart City? Il ruolo principale è il coordinamento del comitato tecnico-scientifico. Da un punto di vista lavorativo, ovviamente, la spinta verso l'innovazione, verso le nuove tecnologie, in quanto l'università collabora con attività di ricerca e trasferimento tecnologico con le aziende che sono presenti nel progetto. L'Università di Genova ha un nuovo progetto che sta portando avanti nel campo delle reti intelligenti. Ci può spiegare brevemente? Sì, stiamo realizzando nel polo universitario, che è una sede decentrata della Facoltà di Ingegneria a Savona, dove abbiamo un campo, quello che noi chiamiamo Micro Poly Generation Smart Grid, nel senso che noi vogliamo prevedere quello che succederà il giorno dopo, perché il grosso problema con le fonti intermittenti, quali solare e fotovoltaico, è capire quale sarà il momento della giornata in cui funzioneranno di più. Perciò, utilizzando degli output di codici meteorologici come ingresso di codici elettrici, pensiamo di prevedere cosa succederà l'indomani per poter finalizzare il funzionamento corretto della rete, che dovrà andarsi a collegare a questo o a quell'altro produttore di energia.